Intanto, dottoressa, partiamo dai numeri. Ci sono i livelli dello scorso autunno? Beh, stiamo aumentando i nostri ricoveri che effettivamente hanno superato i 100 nella degenza ordinaria e siamo intorno a 20 nella degenza intensiva, quindi stiamo raggiungendo dei numeri ragguardevoli, ancora non il picco che avevamo registrato in autunno, però ci stiamo preparando con le risorse che abbiamo a disposizione. C'è da pensare che i ricoveri possano aumentare? Beh, l'andamento dell'epidemia ancora non ci fa intravedere una fase di rallentamento. Noi in ogni caso negli ultimi giorni siamo riusciti a mantenere un equilibrio con le dimissioni, un equilibrio diciamo maggiore e più stabile di quello che non riuscivamo a mantenere in autunno, grazie al fatto che oggi abbiamo l'ospedale della Fratta che ci permette di agevolare le dimissioni, di farle anche lievemente più precoci rispetto a quanto non riuscivamo a fare precedentemente, quindi manteniamo più a lungo l'equilibrio. È chiaro poi che ci sono le giornate in cui le ammissioni, cioè i ricoveri, sono maggiori delle dimissioni e quindi espandiamo i nostri posti letto. Ieri una riunione, insomma, lei, il direttore generale, i medici, immagino, della bolla Covid, per capire come muoversi da oggi in poi. Che cosa avete deciso? Noi abbiamo all'interno dell'ospedale a disposizione degli spazi che abbiamo tenuto sino ad oggi, cioè sino al momento in cui i numeri erano ancora gestibili in stand-by, quindi spazi che abbiamo per esempio utilizzato per l'emergenza del focolaio della geriatria o che utilizziamo comunque come volano per le necessità ospedaliere. Questi spazi in stand-by sono comunque utilizzabili con un margine di espansione delle nostre aree e ci permettono quindi di gestire numeri ancora possibili, quindi intorno ai 120-125 possiamo arrivare con un certo margine di sicurezza. Ecco, ci sono per il momento reparti che sono stati trasferiti, dismessi a favore, tra virgolette, della bolla Covid? Al momento no, noi siamo in una situazione che è la stessa di un mese fa, un mese e mezzo fa, quindi noi abbiamo riaperto dopo la prima fase emergenziale dell'autunno alcune degenze sia di area medica che di area chirurgica e queste riaperture rimangono tali, quindi dismissioni di reparti al momento non sono state riattivate, no. Pazienti che invece raggiungono l'ospedale di Grosseto, questa è una possibilità? Ma noi gestiamo le terapie intensive in rete da sempre, anche le terapie intensive Covid vengono gestite in rete in Regione Toscana, non soltanto nella nostra azienda e nella nostra area. Quindi è chiaro che nel momento in cui Grosseto avesse una maggiore disponibilità, perché ha una epidemiologia diversa nel proprio territorio, e noi avessimo la necessità di gestire un numero di posti letto residuale per sicurezza, possiamo anche attivare trasferimenti verso Grosseto. In questo momento la terapia intensiva quanti ne ha? In questo momento ne ha 21 la terapia intensiva, questo significa che il prossimo paziente verrà comunque gestito, stabilizzato in un'area di espansione che abbiamo a disposizione e nelle prossime 24 ore si deciderà se deve essere trasferito oppure se ci sono altri pazienti in terapia intensiva che invece migliorando ci permettono di prendere, tra virgolette, il loro posto. La gestione è chiaramente fluida, flessibile, avendo la consapevolezza che abbiamo a disposizione la rete degli altri ospedali.